perso la prima gara, oggi devono cambiare passo. Un'altra sconfitta oggi rischierebbe di pregiudicare il loro avvio di stagione. Oggi ci sono tutti gli ingredienti per assistere a una partita combattuta, Stefano. Direi proprio di sì, i giocatori mi sembrano motivati a dovere, daranno il massimo per conquistare la vittoria. Sarà il Paris Saint-Germain a giocare il primo pallone della gara. Lucas, Cavani, Tevez, nessun problema con l'uscita del portiere. Pirlo, Tevez, prova a sorprenderlo, murato dal difensore. La Juve è la squadra più titolata a livello nazionale del nostro calcio, nonostante le vicende di Calciopoli che l'abbiano costretta a giocare una stagione in Serie B, la prima e ovviamente unica della propria storia. È stato un brutto colpo per giocatori e tifosi e per il calcio italiano in generale, da sottolineare che in quella stagione la Juve fece registrare il tutto esaurito negli stadi dove andò a giocare. Occhio al cross, Cavani! Sarà la Juve a riprendere il gioco con la rimessa laterale. Pogba prova a rubargli il pallone, respinge il difensore. L'ultimo a toccare è stato il giocatore del Paris Saint-Germain, dunque calcio d'angolo. Respinge il pallone di pugno, prova ad andare, portiere che blocca senza problemi. Interrompe l'azione con un intervento tempestivo. Marquinhos. Centra Persone. E l'arbitro dice che è calcio di rigore. Dischetto incredibile. Occasione d'oro mancata. David Luiz. Vidal. Cerca la porta. Ha colpito la panche. Carlos Tevez non è certamente nuovo a prodezze come questa. No, e ci ha abituato a questo e a altro, sempre presente. Si riparte con la Juve in vantaggio nel punteggio. La squadra ha scelto di scambiare la posizione delle due ali. Deve aver visto il mister i propri uomini in difficoltà contro i loro avversari. Vuole correre ai ripari. Prova, in porta, ed è rete!
hanno approfittato della difficoltà anche psicologica della squadra. Uno spettacolare 1-2. Ha freddato il portiere con questo tiro di precisione all'angolo. Splendido gol. Hanno incrementato il vantaggio portandosi sul 2-0. Matuidi. Hanno provato a sfondare per vie centrali ma sono stati fermati. Pirlo. Ha avuto forse troppa fretta ed è finito in fuorigioco. Marquinhos. L'arbitro concede rimessa laterale per la Juve. Bonucci. Tevez. Ha un autostrada. Attenzione al tiro. Non trattiene, attenzione. Ha riconquistato il pallone. Occhio alla botta. Rete, splendida rete. Punteggio cambiato, ora siamo sul risultato di 2-1. Barzagli. L'arbitro dunque lascia giocare. Giusto, concesso il vantaggio. Marchisio. Cercano Cavani in mezzo. Apre di testa. Pallone controllato senza difficoltà dai difensori. Ottimo il movimento di Pirlo. Elegante qui con il tacco. Sarà rinvio dal fuoco. Non ha avuto dubbi l'arbitro, dopo la norma del vantaggio è arrivata l'ammonizione. L'arbitro non ha fermato subito il gioco, ma la prima occasione è intervenuto. Una grande interpretazione. Cavani. Chissà cosa possiamo aspettarci oggi da lui, Stefano. Effettivamente c'è grande curiosità su di lui. È un giocatore che non si risparmia mai, questo. Si tratta di un attaccante sempre in movimento. I difensori avversari devono faticare molto per contenerlo. Cerca la rete. Non la blocca. Tiro centrale, comodo per il portiere. Duello molto fisico per il possesso di palla. Marchisio. Ha saltato l'avversario. Occhio al tiro. Brivido per i tifosi, ma il pallone esce. Juve che ha a disposizione il calcio d'angolo. Cavani. Ha spazio per tirare. Tiro largo, fuori bersaglio. Ha intercettato bene il passaggio, non ci voleva molto. Lucas. Verratti.
L'arbitro manda tutti negli spogliatoi, 2-1 al termine del primo tempo. La partita è intensa ed equilibrata, cosa ti aspetti dal secondo tempo, Stefano? Ancora più intensità, ancora più equilibrio, è una partita comunque molto aperta. Basile en mi barrio, se mueven los pies, alegría en la calle, se formó el bembé. Han dicho en la radio que las comparsas están listas ya. Hay gente de Bunde, total gozadera, huele a carnaval. Ahí viene la sola, las manos se mueven solas, colorido por todo el centro, cautiva este mundo. Cambio dunque, è un modo per dare un messaggio anche psicologico ai giocatori a caccia del pareggio. Si riparte con la Juve avanti nel punteggio. Si è sbarcato con gran classe qui. E qualità.